diverto molto poco. Mi può sentire Salvini? No, non ti sente, dimmi, gli riferisco io, gli dico sì, io, non ti sente. Se gli fai questa domanda, perché oggi si intrecciano molte situazioni, noi siamo collegati con i vigili del fuoco che manifestano a Montecitorio e sono in sciopero oggi in tutta Italia, ma le promesse fatte ai vigili del fuoco quando lui era ministro dell'interno, che fine hanno fatto? Le promesse fatte ai vigili del fuoco quando era ministro dell'interno? No, i vigili del fuoco protestano perché hanno tolto dei soldi stanziati già da noi quando eravamo al governo. Io ho incontrato tutti i sindacati dei vigili del fuoco, sono in piazza oggi CGL, CISL, UIL e Confsal, e sarà in piazza al Conapo il 19. Noi, per portare gli stipendi dei vigili del fuoco ai livelli delle altre forze dell'ordine, avevamo stanziato 50 milioni di euro quest'anno e 216 milioni di euro nel triennio. La metà di questi soldi sono spariti, quindi giustamente i vigili del fuoco dicono: ma come? Invece di portarci avanti ci portano indietro, quindi sono assolutamente al fianco. Se non fossi a Venezia sarei stato a Montecitorio oggi.